Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono veramente strafelice perché sto per andare a Pavia con il mio migliore amico a fare shopping in un negozio pazzesco. Si chiama Ancot o Ancoté, non ho ancora ben capito la pronuncia, poi la chiederemo insieme. Non so se già lo conoscete o siete di Pavia, nel caso ovviamente fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Non vedo l'ora di portarvi con me in quel negozio e farvi vedere magari nuovi arrivi, provare qualcosa insieme. E oltretutto ho trovato un articolo su Vogue dove parlano di Ancot o Ancoté, è veramente bello, quindi ve lo linko qua sotto nella descrizione e vi metterò qua qualche foto, così vi fate già un'idea di come sarà il negozio e cioè veramente bellissimo. È un negozio multi-brand, infatti possiamo trovarci Saint Laurent, Céline, poi c'è anche Off-White, Jacquemus, tantissimi brand. A me piacciono molto i negozi multi-brand più di monomarca perché, per come sono fatta io, che mi piace creare nuovi outfit, fare styling, quindi mixare cose, avere tanti brand insieme mi permette di giocare con questa cosa. Mentre se vado nel monomarca, diciamo che ci sono degli outfit già prestabiliti, studiati dal designer che, non lo so, non, ok, magari puoi mescolare delle cose, ma è molto più limitata la scelta. Vi anticipo che il negozio è sia uomo che donna. E si trova in due location differenti, sempre sulla stessa via. Uomo e donna sono insieme, mentre c'è una parte di solo accessori, in cui ci sono scarpe, borse, eccetera, che si trova leggermente spostata rispetto al negozio principale. Come sempre, mi raccomando, se vi piace questa tipologia di video, lasciate un like e se vi va di supportarmi, iscrivetevi al canale. Vado a cambiarmi, prendo la macchina e vado via, quindi direi che noi ci vediamo dopo. Oh, eccoci! Adesso il cappellino storto. Comunque stiamo andando da Ancoté o Ancot, non ho ancora ben capito come si pronunci, dopo glielo chiediamo a Nicoletta. E guardate quanto è figo il mio amico. Lo faccio vedere il suo look. Quella. Che scarpine, che Ho trench. portato questo trench personalizzato Dov'è che l'hai al preso? vintage di Belgioioso, sì, al castello. È super bella Eh quella sì, fiera. Tra vintage. l'altro ci sarà tra poco, quindi preparati che andremo anche là. Ok, siamo praticamente arrivati e vedo già delle vetrine pazzesche. Adesso ve le faccio vedere, ma wow, a parte che il negozio è gigante. Ok, questo è il primo look di Gucci. Questo cappello è pazzesco. Poi andiamo di qua, ce n'è un altro ancora più bello. C'è questo di Miu e queste scarpe. Scusate, bellissimo. Qua a sinistra c'è subito collegata anche la parte uomo. Comunque, ora entriamo e vi faccio vedere meglio tutto. Nicoletta, dobbiamo chiederti una cosa. Ditemi pure. Ma si chiama Ancot o Ancoté? Ancot, ecco, Ancot. bene. Questo voglio sicuramente provarlo, magari ce l'ha anche in nero, forse preferisco il nero. Poi là è bellissimo. Sì, c'è anche qualcosa di off che non avevo visto fino adesso, qualche t-shirt, borse. Ami, questo brand è molto bello, fa delle cose abbastanza basic. E poi ci sono le famosissime scarpe di McQueen che io sinceramente odio, ma piacciono a tutti, quindi ve le faccio vedere lo stesso. A te piacciono? Sì, non mi dispiacciono qua. Diciamo che ti regalano qualche centimetro sicuramente. Ok, questo è il primo look, mi sembra super bello, non vedo l'ora di vederlo indossato. Questo cappellino è veramente fantastico. E sotto ho pensato dei mocassini, sempre di Céline. Non so se bianchi o neri, adesso poi vediamo.
che in realtà non volevo nero il top, ma forse il rosso ci sta ancora meglio. Sì, riprende il cappellino. Alla fine ho scelto il bianco. Questo è il secondo look, che forse è il mio preferito. Oddio, non lo so, sono tutti belli. Guardate questa borsa, che spettacolo. Bellissima. E le scarpe. Cosa dici? Verde e blu. Anche verde ci sta bene. Sì. Però forse blu riprende. Bellissimo. Ah, poi devo farti vedere una cosa. Cioè, guarda questo jeans. Ha la graffetta. Mm. Al posto della cerniera. È un fatto tipico di Dio. Solitamente 37. Però questi qua sono 38 e mi stanno perfetti. Quindi è il caso. Una taglia. No, non so perché. Ecco, questo voglio assolutamente provarlo. Ultimo look, jeans bianco Sakai à la nuit e Jacques Mousse. Ah, ok, ti guardo da qua. In realtà non risulta. Questo colore è pazzesco. È tipo un verde acqua. E mi sta anche particolarmente bene. Ovviamente nei commenti voglio sapere qual è il vostro outfit preferito. Il mio sapete già qual è. E il tuo Pippo qual è? Questo qua è molto comodo, estivo. Sì, sì, sì. Però preferito? Ho detto preferito. Preferito? Il primo. Il primo? Sì. Avrei detto il secondo. Sei annoiato a fare shopping oggi? È stato molto divertente, spassoso. Divertente, oserei spassoso? Dire. Sì. La capisci l'ironia? No, sei annoiato? No. Cattivo. Vai, prendiamo le buste e andiamo. Ah, il cappellino, no, ce l'ho qua dentro. Grazie a questo cappellino, già l'ho scritto per una volta, ti giuro, un disastro, ero tristissima, invece poi l'ho ritrovato. Grazie mille, Giulia. Grazie a voi. Tornerò presto, sicuramente. Volentieri, ti aspettiamo. Ciao. Ciao, ciao. Arrivederci. Buona giornata. Questa invece è la parte di accessori, che è vicinissima perché là c'è un negozio a due passi e qua sull'angolo invece troviamo parte di accessori, borse, scarpe. Entriamo.
Eccoci di nuovo, devo dire che siete stati super bravi perché non ci abbiamo messo neanche così tanto tempo. Mi sono innamorata di due cose, che sono il top di Celine, che è bellissimo, ma soprattutto del blazer, quello di Saint Laurent bianco, che c'è visto dal vivo, è una cosa spaziale, è veramente strutturato benissimo. Addosso veste perfetto, cioè giuro lo prenderei proprio solo per metterlo lì e guardarlo. In più il bianco a me piace veramente tanto. Un'altra cosa che mi ha fatto impazzire è sicuramente la borsa, quella di Alexander Wang. Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando, cosa vi è piaciuto e cosa no. Vi lascio in descrizione il link della loro pagina Instagram, così se volete dare un'occhiata potete farlo tranquillamente da lì, perché pubblicano sempre nuovi arrivi e soprattutto la tengono molto bene, piace anche il feed. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto, ma soprattutto che vi sia stato utile. Se volete supportarmi, iscrivetevi al canale o lasciate un like a questo video. Io vi ringrazio tanto per essere arrivati fino qui. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!